meglio. Lauro, siamo nei camerini dei Candelai, mancano 30 minuti al concerto inizia, finalmente questo CD debutterà, perché è il CD che debutta, non siete voi. Il nostro bambino. E infatti, nel frattempo che la gentile si trucca, il fardetta riflette, la spanò, vede se c'è qualcosa che non è messo bene in ordine, tu adesso in questo momento che cosa stai pensando? Non dire fatti tuoi. No. E in questo momento sto pensando che ci siamo riusciti e che siamo super soddisfatti del fatto che finalmente ci siamo, che abbiamo tanto lottato, faticato, sudato per questo disco, per tirare fuori i nostri suoni, per tirare fuori la nostra musica, e stasera finalmente la faremo sentire alla gente. Questa è un'emozione immensa, grandissima, siamo molto felici. Lo credi primo di temperamento, in memoria lo dipinge tardo, la sua bellezza d'umile commento, vedremo darsi in pieno baluardo. Lo credi primo di temperamento, in memoria lo dipinge tardo, la sua bellezza d'umile commento, vedremo darsi in pieno baluardo. Lo credi primo di temperamento, in memoria lo dipinge tardo, la sua bellezza d'umile commento, vedremo darsi in pieno baluardo. Lo credi primo di temperamento, in memoria lo dipinge tardo, la sua bellezza d'umile commento, vedremo darsi in pieno baluardo. Wow, 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 wow. Io ho visto il tuo set, è pazzesco. Sì, diciamo che per l'occasione mi sono reinventata in versione polipo e quindi ho i miei multi strumenti. Scusa, di polpicello ce n'è però solo uno. Polpicello ce n'è solo uno e lo salutiamo, il mio maestro di batteria Fabio Finocchio Polpicello, e stasera avrò anche l'onore di suonare con Salvo Compagno, che è il mio maestro di percussioni, quindi sono assolutamente in una botte di ferro. E allora tanta merda si dice in teatro. Merda. Rividi un ba e rimba e non riprendi di un ba 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 da ri di ru di ru di un di ri un da re do ni da da e do un di ru di ri da ne pru di ri rividi da riprendi di un ba de ru di ru ba e di ba e di ai vi di ri vi da riprendi di ba e da ti da mi dai. Prendi questo vestito che è bellissimo. Veramente è stata una trovatura bellissima. Allora, siete... Lo usavano come vetrina perché dice ma chi se lo compra? Invece arrivate Irene e se comprate. Siete vestiti come, come la copertina del CD. Sì, sì, Irene, la tua sensazione adesso che finalmente debutterai questo. Ma primo... guarda, non vedo l'ora di stare lì e cantare alla gente che ci chiede da un sacco di tempo e fargli sentire il nostro lavoro, veramente non vedo l'ora. Cioè, questi sono i momenti sempre peggiori, meno male che ci sei tu che ci fai adesso ci lascio, mi faccio rilassare. No, no, sì, io sono, guarda, pronta. Adesso andiamo a suonare. Tipo Jolie. Questo brano racconta la storia di un mio amico che quando vivevo in Inghilterra ha avuto un'avventura strana. Un amico. Sì, lui dormiva. Un amico intimo deve essere stato per raccontare queste cose. Dopo aver passato tutto il pomeriggio a scrivere delle canzoni, è arrivata questa sua coinquilina che stava col suo migliore amico ed era molto ubriaca ed era molto poco vestita, con un vestitino di seta. Ai ai ai. E lui era nel letto che dormiva, l'ha svegliato e ha detto ma perché non sei venuto stasera? E lui era stato tutto il tempo a scrivere questa canzone. Che carino. E basta, poi però non succede niente perché era la ragazza del suo migliore amico e parla dei suoi pensieri durante questo momento. Sushi
dall'unico maschietto del trio. Ciao Faldetta. Ciao Elisa. Tu mi fai ridere troppo però nelle interviste, tu la senti già canta, Irene, si riscalda la voce. Vabbè, ma le serve perché lei dà il massimo, quindi ha bisogno di prepararsi. E tu come ti senti? La verità. Io sono felice di essere arrivato a questo punto dopo tanto lavoro insieme a Lucia e Irene e credo che sarà un successo stasera. Sei soddisfatto del vostro lavoro? Sì, il suono che abbiamo sentito durante le prove ci piace tanto, tantissimo. Anche a te tanta merda. Merda.